di blogger che avevano 8 figli, dove raccontavano le loro esperienze, la loro storia. Non perché queste potessero insegnarmi come crescere i bambini, ma semplicemente perché, appunto, torniamo all'episodio o a qualsiasi episodio della cassa del supermercato. Quando ci troviamo un bambino che fa i capricci in cassa del supermercato, cosa facciamo? Normalmente, ma io avrei fatto così. Perfetto, quindi leggere, studiare, documentarsi, leggere di pedagogia piuttosto che non di pedagogia, ma anche storie di vita di altre donne, di altre persone, qualcuno che ha messo la sua esperienza nel suo quotidiano sul tavolo, leggerle, conoscerle, ci fa prendere dimestichezza su quello che è il ruolo del genitore. Il genitore cosa fa nei 9 mesi di gravidanza? Crea il bambino nel sogno, quindi crea un bambino che pensa, o meglio, pensa che il bambino quando nascerà sarà così, mangia, dorme, non cambi. Non è così, magari se siete fortunate, io ce l'ho qualche mia di carata che dice è il bambino modello, vabbè, il mio non è stato un bambino modello, per i primi 3 mesi piena estate dormiva, di notte dormiva per carità, ma di giorno dormiva 20 minuti solo in braccio. Quindi io facevo veramente dalle 8 della mattina alle 9 della sera con lui H24. Però è vero che se tu sei, allora, tu ti crei comunque questo bambino del sogno, e sul quale hai lavorato, sul quale hai fatto comunque delle prove, ti sei messo un po' alla prova te stesso come genitore, che è una cosa importantissima, perché hai riflettuto su quello che potrebbe essere per te essere genitore. Poi il bambino del sogno scompare, perché comunque arriva il bambino vero, noi dobbiamo essere disponibili però a prendere questo bambino del sogno e dirgli ok, ho capito, non sono deluso dal bambino reale. Difficile rimanere delusi dal bambino reale, perché c'è quell'amore, è tuo, un bambino tuo, quindi è vero che anche l'altro era un po' tuo perché te l'hai ricostruito, però il bambino reale ti mette davanti a un sacco di cose e ti richiede di metterti in gioco, quindi un pochino va in crisi, però secondo me se sei un po' preparato, se hai delle minime informazioni, sai che certe cose possono succedere. L'altra cosa importante è il potersi scambiare con le altre mamme, con le altre future mamme, con le altre donne. Io ho frequentato il corso preparto, ma poi ho fatto anche tutta una formazione proprio sull'allattamento, mi hanno invitata perché apri un piccolo spazio mamme. E ho saputo proprio in queste formazioni che la percentuale di donne che frequenta il corso preparto è bassissima. C'è ancora tantissimo tabù comunque attorno alla donna incinta, attorno alla primipara, e quindi cosa succede? Non è tutto dialogo. Cioè, qual è il bello di vivere il pre-essere mamma e l'essere mamma? Ma succede anche a te. Anche il tuo fa così. Oddio, che bello, non è solo il mio, è potersi confrontare e poter dire perfetto, nella sua normalità, perché non segue le tabelle, perché nessuno segue le tabelle, è normale, sta bene, ok, allora non sono io l'errore, ma non sono io che sto sbagliando, ma è il bambino che è un bambino sano. Prima dicevi, è un bambino normale, sì, i bambini normali come fanno? Generalmente parlano, si fanno sentire, hanno voglia di farsi sentire perché devono crescere. Perfetto. Quello è il bambino sano, il bambino che dorme 10 ore al giorno e 10 ore alla notte e sta fanno veglia solo 4 ore. Non è il bambino sano, cioè non è quello il bambino che noi dobbiamo andare a cercare. Quindi, a mio parere, prima di diventare mamme è bello prepararsi. Prepararsi anche se sai che non ti servirà, però ti fa sentire un po' più pronto. Ti fa partire un po' con il piede giusto, con la grinta, quantomeno. E quindi tu appunto hai parlato appunto i tuoi consigli a chi sta per diventare madre, ma a livello proprio pratico, cioè ci mettiamo un po' dai panni, no, della mamma che deve uscire, andare per negozi, così, cioè cosa ti serve? Cioè cosa ti dico? Una mamma deve prendere, deve uscire, deve andare, non lo so, deve farsi un giro, deve andare a incontrare delle amiche a fare in centro, per dire, no? E cosa deve fare? Cosa ti serve? Allora, tecnicamente, passiamo dal non tecnico e dopo arrivo al tecnico. Se io sono di una teoria, ho una teoria che non esistono luoghi adatti o non adatti ai bambini, esistono bambini educati o non educati ai loro. Quindi i bambini possono andare ovunque se noi li educhiamo. È logico che se porto il bambino a fare la spesa la prima volta quando ha 3 anni, motricità ai massimi livelli, il supermercato mi so, per le regole del marketing, mi fa impazzire. Se invece devo andare a comprare i latte, lo porto con me, andare a fare una piccola spesa e lo porto con me, comincio a dargli già le prime definizioni. Una cosa che secondo me manca tantissimo, e c'è veramente in pochi ambienti, anche in città, quindi io vengo da Roma, quindi
di città turistiche è uno spazio per cambiarlo. Perché se è vero che serve un posto dove adattarli, prima il bambino va cambiato e man mano che crescono, i bambini è più facile che abbiano bisogno di essere cambiati invece di essere adattati. E quindi dotarsi di un fasciatoio, anche di quelli appunto richiudibili, che occupano veramente un minimo spazio, io credo che quella sarebbe una delle cose. Io mi sono ritrovata ad andare in macchina a cambiarlo. Quella secondo me sarebbe una delle cose fondamentali. Il seggiolone ormai ce l'hanno quasi tutti, anche se non hanno ancora capito che il seggiolone andrebbe con il suo vassoio, perché altrimenti il bambino arriva sul tavolo. Non ci lamentiamo se troviamo bicchieri rotti, eccetera, quanti dico sempre, no, non vedete niente davanti, perché poi loro logicamente hanno voglia di imparare, quindi le mani lunghissime. Una mamma che deve uscire deve essere super organizzata. Però piano piano io mi sono accorta di questo, che all'inizio partivo con la borsa. Praticamente ogni volta che uscivamo da una piccola valigia dove c'era il cambio, 25 creme, 7 pannolini, stavo via un'ora, e pure avevo 7 pannolini.